L'Associazione Pendolari di Piacenza torna a farsi sentire per chiedere soluzioni ormai attese da anni. Una riqualificazione della zona della stazione ferroviaria per garantire una maggiore sicurezza e un ampliamento dell'offerta di parcheggi. Finché non verrà riqualificata tutta la zona circostante la stazione, quindi in particolare i parcheggi di via dei Pisoni e via 21 Aprile, io credo che questa situazione non potrà migliorare. In effetti, dopo una certa ora, avventurarsi a prendere la macchina non è il massimo della sicurezza, ma credo che la soluzione possa essere quello che noi aspettiamo da tempo e che le amministrazioni, sia l'amministrazione precedente, sia ancora di più l'amministrazione attuale, hanno promesso in campagna elettorale, e cioè una riqualificazione completa dell'area attorno alla stazione e dei parcheggi, dandoci anche una maggiore disponibilità di parcheggi. Ma ora non si può più rinviare, noi abbiamo bisogno di fatti concreti, di risposte quanto prima su questi temi. L'associazione chiede anche il mantenimento dello smart working, sia come opportunità per le aziende dal punto di vista produttivo, sia per i pendolari. Ma i temi sul tavolo sono tanti, dall'offerta dei treni fino agli aumenti che pesano sulle tasche di chi ogni giorno deve viaggiare per lavoro. Se l'offerta della Regione Emilia-Romagna oggi ci permette di viaggiare su dei treni nuovi, comunque confortevoli, dall'altra parte quello che ci viene offerto dalla Regione Lombardia sono dei collegamenti non veloci con del materiale treni che chiaramente è ancora abbastanza vecchio e appunto poco confortevole. In più a questo si aggiunge il fatto che Trenitalia offre anche dei servizi a mercato, quindi che si aggiungono a quello che è il servizio regionale, che si quantifica con un'offerta di treni come i Frecciargento, i quali però essendo un servizio a mercato non sono garantiti a noi pendolari. Sono dei treni che ogni qualvolta Trenitalia ripensa l'offerta, sono dei treni che possono subire delle variazioni di orario, così anche come delle variazioni proprio di servizio su Piacenza.